carne di manzo cotta lentamente nella birra finché diventa davvero morbida e poi racchiusa in uno scrigno dorato. Adoro le meat pie e mi piace prepararle individuali, così ciascuno ha la sua. Sono perfette per un picnic a Hyde Park o anche a Villada se non volete lasciare l'Italia. Non sono poi neanche così difficili da preparare. Incominciamo preparando le verdure: una costa di sedano, una carota e una cipolla oppure un piccolo scalogno tritati al coltello. Non c'è bisogno che siano tutti tagliati piccoli e precisi, la cottura è lunga e si mescoleranno poi insieme alla carne. Una volta preparata la verdura, prepariamo la carne. Tagliatela a cubetti piuttosto piccoli, così il tempo di cottura sarà minore e soprattutto saranno più graziose quando le servirete a tavola. Quale tipo di carne è la migliore? Per questa preparazione, come per lo spezzatino, va benissimo il cappello del prete o in generale la polpa di manzo. Potete usare però anche dei ritagli, non necessariamente il pezzo intero. Questa è una preparazione a cottura lunga. La carne risulterà morbidissima ed essendo racchiusa all'interno di uno scrigno, nessuno saprà se siete partiti da un pezzo di manzo intero o da qualche pezzo di scarto. Una volta tagliata la carne dovete infarinarla leggermente. In questo modo rosolerà meglio. Potete fare questa preparazione in tre modi diversi. Il metodo più veloce è utilizzare la pentola a pressione. Basteranno a quel punto 25-30 minuti, massimo 40. Potete utilizzare anche una normale pentola con un coperchio in acciaio oppure, come farò io oggi, una bella cocotte in ghisa. Scaldate la vostra cocotte con un po' d'olio d'oliva. Nessuno vi vieta di usare il burro, se preferite. La cocotte, lo sapete, non va mai scaldata senza nulla all'interno, piuttosto un goccio di acqua. Quando l'olio è caldo, aggiungete la carne. La cocotte in ghisa è perfetta per sigillare, conduce il calore molto bene, quindi distribuite la carne uniformemente sul fondo e lasciatela così un paio di minuti. Solo dopo iniziate a girarla con il mestolo. Mentre la carne rosola, scaldate un po' di brodo vegetale. Potete ovviamente utilizzare un brodo avanzato da un'altra preparazione, prepararlo con un buon granulato biologico oppure anche semplicemente sostituirlo con dell'acqua calda. L'ingrediente fondamentale di questa ricetta non è il brodo, è la birra. Salate appena la carne, senza esagerare, potrete sempre aggiungere il sale a fine cottura. Quando la carne è rosolata su tutti i lati e quindi sigillata, spostatela in un piatto. A questo punto aggiungete le verdure tagliate, la cipolla, la carota, il sedano, l'alloro e un rametto di timo. Bagnate con un po' di olio, così, mescolate e fate rosolare per 3-4 minuti. Il brodo è pronto, lo lasciamo qui spento, rimettiamo la carne nella cocotte e siamo pronti per bagnare con la birra. Questa è un'antica ricetta inglese che ho mangiato una volta tanti anni fa in un bellissimo albergo fuori Oxford. Mi è piaciuta talmente tanto che ho vinto la vergogna e ho chiesto allo chef se poteva passarmi la ricetta. In realtà mi spiegò che si tratta di una ricetta molto tradizionale, un po' come per noi l'arrosto della domenica. Ciascuno poi aggiunge delle verdure piuttosto che cambia il liquido di cottura. Si può fare con la birra, si può fare con il vino rosso come si fa spesso in Francia, si può fare con il brodo o anche semplicemente con l'acqua. Quello che conta è ottenere una carne morbida, molto gustosa e racchiuderla poi in un bellissimo scrigno di pasta dorata. Aggiungo anche l'aceto
poi il concentrato di pomodoro. Ora chiuderò con il coperchio e lascerò cuocere per circa un'ora e mezza, fino a che la carne sarà veramente morbida. Il brodo ci servirà per bagnare la carne quando, durante la cottura, la birra inizierà ovviamente ad evaporare. Ora, mentre la carne cuoce, abbiamo tutto il tempo di preparare il nostro scrigno dorato. La meat pie può essere preparata anche con una semplice brisée, ma l'impasto all'acqua è quello utilizzato più spesso. È facilissimo da fare e non preoccupatevi, rispetto alla brisée ha la stessa quantità di burro. Mettete l'acqua in una casseruola e aggiungete il burro intero. Fate scaldare su fiamma media fino a che il burro sarà completamente sciolto nell'acqua. A questo punto aggiungeremo la farina, mescoleremo e l'impasto sarà praticamente già pronto. Se andate di fretta, vi capisco, potreste voler optare per una pasta brisée già pronta, ma questo impasto è talmente facile e talmente veloce da fare che vi chiedo di farmi una promessa: provateci almeno una volta. Quando arriva in ebollizione, spegnetelo e spostatevi fuori dal fuoco. A questo punto non vi resterà che aggiungere la farina all'impasto e mescolare con un mestolo. Questo si chiama impasto all'acqua e devo dire che il nome è molto più leggero rispetto alla sostanza, in verità. Prima di terminarlo, salatelo leggermente e poi spostatevi sul piano per impastarlo. Attenzione perché è ancora caldo, ma impastatelo velocemente e poi lasciatelo sul piano a riposare 5-10 minuti. Dividetelo in due parti, una un pochino più grande e l'altra ovviamente un po' più piccola. Quella più grande vi servirà per le basi delle vostre meat pie e quella più piccola per i coperchi. La carne adesso è cotta, l'ho spenta, la lascio raffreddare un po' e nel frattempo posso dedicarmi finalmente agli scrigni. Quando le preparo individuali, le preparo all'interno di queste piccole cocotte in ghisa, ma potete utilizzare anche uno stampo da dolce oppure semplicemente un piatto da pie come questo. In famiglia ovviamente è più comodo fare una sola meat pie e poi condividerla, ma quando avete ospiti servirle in monoporzione vi farà fare davvero un figurone. Poiché sono calde, per aiutarvi a stenderle è utile mettere sotto un foglio di carta forno. Infarinatelo leggermente, mai troppo come ormai abbiamo imparato, e poi stendetelo con il mattarello infarinato. Dovete ricavare dei cerchi di pasta, due per ogni stampino e con un diametro più grande rispetto a quello dello stampo stesso. Il bello di questo lavoro è che non deve essere preciso, non importa se si rompe, potete fare una toppa, tanto starà sotto. Usate la pasta per foderare lo stampo, rattoppate dove serve e no, non mi sono dimenticata di imburrare gli stampini, mi sembra che di burro ne abbiamo messo già abbastanza. Tenete da parte tutti gli scarti di impasto perché vi serviranno per fare le decorazioni se volete metterle. Questi cerchi saranno i coperchi, intanto iniziamo a riempire le prime due. Ricordatevi di scartare le foglie di alloro e il timo, mi raccomando.
prelevato una porzione di carne e riempite la vostra cocotte. Chiudete con il coperchio, così, premendolo leggermente e poi rimboccandolo lungo il bordo, esattamente come fareste con una copertina di un letto. Vogliamo mettere una decorazione? Beh, abbiamo detto che abbiamo ospiti, credo che ne valga la pena. A me piace preparare delle decorazioni a forma di foglia, quindi metto una pallina e poi ritaglio dall'impasto delle foglie semplicissime, 3 per ciascuna meat pie. A questo punto ci restano solo due dettagli: praticare delle incisioni sulla meat pie per non farla esplodere durante la cottura e spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Con il resto della pasta, reimpastando, preparerò la meat pie più grande. Mentre spennellate la superficie, premete leggermente le decorazioni con il pennello in modo che non si stacchino. Mettetele sopra un vassoio o una teglia che possa andare in forno in modo che sia più facile tirarle fuori e infornate a 200 gradi per circa 35 minuti.